Cosa vuoi, che lo faccia buttare fuori dagli Stati Uniti solo perché Megan si è presa una cotta per lui? Non è solo una cotta, Carlo. Si è innamorata di lui. Possibile che tu non lo capisca? Megan lo inseguirà dappertutto finché lui rimarrà qui. Basterebbe dirle la verità. Quale verità? Che cos'è che dovrei sapere? Che verità? Tommaso, siediti. Siediti, devo parlare. Vedi, io non ero amico di tuo padre. Però conoscevo molto bene tua madre. L'avevo incontrata durante uno dei miei viaggi in Italia. E avevo perso la testa per lei. Poi venne a sapere che... che tua madre stava con un altro uomo. Io mi arrabbiai molto con lei perché non me l'aveva detto subito. Mi disse che avrebbe voluto ricominciare tutto con me da qualche altra parte. Ma si era resa conto che non era possibile, anch'io sapevo che non era possibile. Tornai qui, incontrai Claire. Ci siamo sposati. Poi nacque Megan. E poi? Qualche anno fa io ero a Roma quando tuo padre fu ucciso dalla polizia per quella rapina. Cercai Maddalena e volevo aiutarla in qualche modo. È stata quella la prima volta che ti ho visto. Avevi 4 anni. E appena ti ho visto ho capito che... ma... Maddalena non l'ha mai... non l'ha mai ammesso. E io andai allora da Don Sergio e lui mi ha confermato tutto. Che cosa ti ha confermato? Maddalena non vuole vedermi, le ho scritto ma non mi ha mai risposto. Però io... in tutti questi anni le ho sempre mandato dei soldi, tutti i mesi per... Che cosa t'ha detto, Don Sergio? Per fare in modo che non mancasse mai nulla, né a lei, né a mio figlio. No, non è vero. Non è vero. Tira adesso, tira! Ma quando ce li rimporta a polpettone? Sì, pronto? Pronto, non sei? Tommaso! Qua c'è uno stronzo che dice che mia madre se la faceva lui e mio padre non è mio padre. È vero? Beh, Carlo ha sbagliato, Tommaso. Che cosa ha sbagliato? Non doveva dirtelo subito. Allora è vero. Doveva darti un po' più di tempo. Più tempo? Più tempo, dici? So 18 anni che mi prendi per culo, pezzo di merda! 18 anni! Te e quell'altra farsa di mia madre, maledetti! Ma come avete fatto? Come avete fatto a star vezziti tutto sto tempo? Tommaso, cosa potevamo fare noi? Hai idea di che vita avresti fatto se si fosse saputo in giro? Saputo che... che mio padre c'aveva le corna. Che uno come lui è morto cornuto con fio bastardo, eh? Ma forse lui lo sapeva, vero? Forse è per questo che si è fatto ammazzare. Non era tuo padre! Se no non ci avrebbero mai fatto a fermarlo, hai capito? Non era tuo padre. Dove vai? Aspetta, Tommaso. Ma che vuoi ancora da me? Perché mi hai fatto venire qui? Per lavarti la coscienza? Tommaso, ci per sono... per lavarti la coscienza! Ci sono tante cose che non sai, Tommaso. E che altro devo sapere? Ha messo incinta mia madre e si è scappato quando ha scoperto con chi stava. Che altro c'era, sapere? Ma no, lascia che... Vattene a fanculo te e tutti quelli come te che mi avete levato la vita! Me l'avete levata la vita! Me l'avete strappata da sotto i piedi la vita! Io vi odio! Io vi odio! Tommaso! Tommaso, aspetta! Tommaso! Lascia che ti spieghi! Tommaso! 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 Ma cosa è successo? Tommaso se n'è andato. Ha
Alle 3 di notte urlando come un matto. Ma che cosa gli avete fatto? Cosa gli avete detto? Vai a letto, Megan. Smettetela, io non sono più una bambina. Non devo essere protetta da voi. Tu non c'entri, Megan, non ti riguarda, vai a letto. Ma è possibile che tu non capisca? Io lo amo e non riuscirai a tenermi lontana da lui. E neanche tu. Non dirle niente, almeno a lei. E speriamo che anche tuo figlio abbia il buon senso di non dirle nulla. Perché non dovrebbe? Per il bene di Megan.